edizioni Dodger ed MCW. Oh oh. Ricordiamo che questa sera David Johnson affronterà NCW in palio una title shot a SummerSlam, quindi pensate un po' che grande importanza. Oh oh. Cioè Dodger lo sta, diciamo, gli sta dando quello che dovrebbe ottenere David Johnson con questa vittoria. Incredibile, ragazzi. E NCW dice: batterò David Johnson, non ti preoccupare. Quasi sicuro per le sue capacità. Catching my eye. If I jump once, then I never think twice. But your temptation's making me stay another night. And my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. Find out it's not what I thought it was. And you know I gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Turn my head and shut my eyes. Doesn't even matter if I'm all alright. Cause if I don't walk, I keep messing around. And I'll be falling all the way down. Tell myself leave while I'm still strong. Don't look back till I'm 10 miles gone. And when the road stops, I'm gonna keep on. Until I end up in the place that I belong. But the pressure's pushing me back again. Telling me not to pretend. There's any use even trying to get you out my head. So I lift my feet off the ground and I'm gonna walk by. Grande wrestling, Emanuele Piro mi dà il benvenuto all'episodio numero 34 di Civilization. Da Aurora in Colorado, tutto esaurito. Questa sera Dodger qui nella sua città natale ha voluto corrompere MCW. Beh, ha detto vinci il match a tutti i costi e avrai la mia, avrai una title shot praticamente al posto di David Johnson. Beh, non credo che possano bastare le parole, la grinta di NCW. Questo David Johnson mi sembra davvero un grande spolvero. Questa sera questo sarà il nostro main event, David Johnson contro NCW. E praticamente il vincitore andrà contro Dodger in quella di SummerSlam. Ma partiamo subito alla grande, alla grandissima, perché Paul Jason sta arrivando sul ring per affrontare FMO. Che vedrà che si scontrerà con il best in the world FMO. Settimana scorsa Paul Jason ha salvato Entox Refer da FMO, ma FMO vuole vendetta nei confronti di quest'uomo. FMO non manca mai, veramente questo ragazzo comunque sia sta dimostrando di avere gran carattere. Molti lo criticano ormai, visto che insomma è stato in WWEF soltanto per 3 settimane, dicono anche per sbaglio. Staremo a vedere se quest'oggi si farà valere contro Paul Jason. Beh, ultimamente i suoi match sono molto gagliardi, però vedremo se riuscirà a batterlo anche, non solo a fare grandi match.
può cominciare senza subito con una, il sinistro del FMO che qua veramente sta facendo vedere i sorci verdi di sovrappoggiato che reagisce in maniera incredibile. Entra a fare però FMO qui è furbo e gomitata, poi Joe Breaker molto bene, FMO oggi vuole dimostrare tutta la sua gran cattiveria, però non può farlo, beh quale troppo, mamma mia ragazzi. E poi Running Bulldog, ottimo FMO, ottimo FMO, braccio teso, ma poi Jason è sempre su, attenzione, stavolta è Paul a prenderlo, Arshipa dritto all'angolo, FMO viene messo e poi Trunkick in rincorsa sulla schiena, bella mossa quella di Paul Jason che sta dimostrando di avere un repertorio mosse incredibili. FMO non è da meno però, ha tante mosse con cui concludere il match. Paul Jason lo sa, proprio Paul Jason sta dimostrando di avere grande carattere sul ring, perciò sarà un bel match. Oh, lo stanno dimostrando i due. Braccio teso e poi dropkick dritto sulla schiena, molto molto bene. Il best in the world, qui però un po' troppo prevedibile. Sì, dovrebbe un po' alterare il suo stile di combattimento. Poi lo prende, presa in sottomissione, poi lo lascia, basta dire non ti voglio far perdere in questo modo, voglio vincere in un altro modo. Attenzione, FMO ancora sia dei colpi alle spalle, col Jason evita il tutto, molto molto bene, i due si guardano, altro clinch, si corre, attenzione, FMO, una ginocchiata tremenda al costato del campione internazionale, oggi ricordiamo ovviamente il titolo non è in palio. Oh, FMO vuole il giusto spancio e va a segno con una delle sue trademark moves. Poi dopo il disco spancio va dal paletto, attenzione, va a segno con questo bellissimo dropkick, 1, 2, mamma, soltanto contro di 1.5, si prosegue ancora, stavolta è Paul Jason ad andare a segno invece all'angolo, questo colpo d'avambraccio, FMO però non ci sta, si continua a lottare, FMO big butta, FMO qui esulta. Attenzione per il ritorno di Paul Jason che dice ora basta amico, ora basta. Oh, cosa vuol fare? Lo butta a Arshipa, dritta all'altro angolo, ci prova e va ancora a segno. Mamma mia che mossa ragazzi. Paul Jason reattivo come non mai quest'oggi. Questo match è molto intenso, sin dalle prime battute l'abbiamo visto. L'abbiamo visto sotto questa ottica. E non c'è Etox Trevor oggi. Jason deve cavarsi da sola, da solo. Ancora Jason, ma è fermo. Che brutto colpo qui. Big butta ancora. Mamma mia che cattiveria di FMO. Viene alziato. Attenzione, mamma mia. E poi knee drop. Face stretch. Di FMO sta dimostrando davvero tanto carattere. Col Jason no, non ci sta però. Manovre frontali non facili. Non facili per lui. Stavolta sì. Backdrop. E poi di nuovo sul volto. Incredibile. Oh. No, non ci credo. Vuole già chiudere il match. Scarcasci i penali. Ma con Jason alle spalle. Non ci credo. Jason Rossa. No, dai, FMO si è fatto gabbare con pirla. Incredibile. Come si è fatto gabbare con FMO. C'è lo schieramento. 1, 2, no! C'è il salvataggio in extremis. Forse perché FMO non ha subito molte manovre offensive con Jason. E si è salvato in extremis, ragazzi. Mentre FMO ha seguito molte manovre, paradossalmente. Ancora, attenzione. Entra a fare Russian Exilpa del campione internazionale. Ma attenzione, non ci credo. Dita negli occhi, dita negli occhi. Lo va a prendere le spalle e alte, lui a seguire Russian Exilpa. Bella questa mossa. E poi FMO qui, pugni chiusi, l'arbitro qui deve intervenire. Qua deve intervenire, attenzione, di nuovo. FMO lo fa correre, ci ripensa. Il neckbreaker, ottimo.
Stai chiamando di nuovo la Crash Penali. Ma c'è il comeback di Progesso, non ci vedo. Non ci vedo. Va con il cap kick. Passegno. Di nuovo. E poi. Front over. Neckbreaker. Una combo pazzesca di bolla. Una combo pazzesca. Uno. Due. Mamma mia, si salva, si salva. Si salva. E stavolta è fermo a metterlo giù. Stavolta è fermo a metterlo giù. Incredibile da qui. A ritorno di fiamma. C'è un cushion. No, è fermo. Vuol tentare la fuga. Vuol tentare la fuga. Ma poi Jason. Oh mio Dio. Sunset Flip Power Bomb. Poesia in movimento qua di Paul Jason, del campione internazionale, che rialza FMO, attenzione, lo gira, no, Paul Jason, attenzione, oh, attenzione, Paul Jason, di nuovo, lo va a prendere, e Neckbreaker, attenzione qui, flotto del Neckbreaker però di FMO, che va a rincarare la dose in questa serie di sgrassoni. E poi cosa vuol fare? No, poi ritorna sul ring, però vuole vincere così. Ed esulta. Attenzione. Serri colpi, prende la ricorsa, niente da fare. Stavolta sì, stavolta sì. Attenzione, ancora. Oh, Boggiato qui lo anticipa. Serri di colpi, di nuovo. Oh, grande reazione di Paul. Grande reazione di Paul, collisione ancora, attenzione! E stavolta è lui a eseguire il foto Neckbreaker. E anche Bojason usa questa manovra, anche Bojason con questa manovra. Stavolta un altro Neckbreaker. Vado a paletto, vado a paletto a FMO! Ah, completamente a vuoto! Attenzione, ancora Bojason! Tentiamo di metterlo sotto pressione. Oh, cosa può fare Paul? Shining Boot, attenzione, questa è una bellissima manovra. E poi lo sottomette. Non ci credo, non ci credo. Infatti, infatti FMO non vuol cedere in questo modo. Non vuol cedere in questo modo. Attenzione, ancora con Jason. Rush Rex Sweep di FMO. Rush Rex Sweep di FMO. Attenzione, lo gira, lo gira. Non ci credo. Scancrash in penali. Ed è tutta a casa qua. Ed è finita, ed è finita, lo gira, uno, due, oh mio Dio, non c'è il tre, non c'è il tre, Paul Jason resiste, qui sbaglia, no, best transmission, ma siamo vicini alle corde, vediamo se Paul resiste, non ci credo, Paul tocca le corde, ma Herbert non lo vede, è fermo qui, non riesce a reggere, a sorreggerlo più, infatti con l'aiuto delle corde Paul si era liberato, incredibile reazione, Paul Jason, crossface, no, ha toccato anche lì le corde, si è salvato, ma che rischio, da parte dall'altra, attenzione, ma vuoto con il Neckbreaker, roll-up, uno, due, ah, si salva FMO, e prego, mette giù, attenzione, siamo pronti per la manovra conclusiva, lo gira, lo gira, va con il pile driver forse, no, Paul Jason evita il tutto ancora, match fantasmagorico, qui a Civilization, ci prova, il springboard, va vuoto, attenzione, lo gira, Crown Jason, Paul Jason Rose, Rose, vedete un po' voi, Crown Jason, Jason Rose, fate un po' voi, uno, due e tre, grande affermazione, il campione internazionale in carica Paul Jason, è stato davvero un gran bel match, è durato circa 9 minuti, grande intensità sin dalla, dalle prime fasi del match, qui pensavo che fosse finita, però per me è stato un po' lento in questa circostanza a chiuderlo, guarda la back transmission, si è salvato ancora, guardate qua, roll up incredibile, soltanto due e alla fine, guardate la Jason Rose, la cross Jason, il pull Jason, e Tox Trevor si presenta, che fa? Incredibile, Trevor sta lanciando la sfida a pull Jason, ma non ci credo.
fanno sul serio, ragazzi. Entro questa sera Max Cougar dovrà trovarsi un partner. Ovviamente non lotteranno questa sera, ma da questa sera Cougar potrebbe anche rimanere solo, ovviamente ha tre compagni, alla sua Cougar Army, all'Esther Buckley, quindi insomma tre membri, tre colleghi per vicincela. Saremo a vedere se riuscirà a trovarlo entro la fine dello show, come hanno detto i Numbers Brothers. Questo è l'ingresso invece di M.Agostine, di una leggenda del ring femminile. E la sua avversaria niente meno che l'ormai malefica campionessa, ovvero Sally Hammett. Questa ragazza, se così vogliamo chiamarla, possiamo chiamarla, beh, è senza scrupoli, non ha un briciolo di cuore. E si dice che sia ancora la ragazza di Victor Hammett, Questa è bella, se di fatto che Mike Hammett veramente ha distrutto Cougar ed ora può far male ad altre persone, Si può partire. Subito M.Agostine, no, vuole mettere le cose in chiaro. Oh mio Dio, body slam immediatamente. Incredibile M.Agostine, incredibile M.Agostine, no. Niente da fare, Sally Hammett, colpo di nuovo, mamma mia. È scatenata Sally, davvero scatenata. E poi, schiaffone, incredibile, incredibile. Sally Hammett riesce comunque a tirarti fuori manovre impensabili. Di nuovo però M.Agostine, prima body slam e ora bel drop. Sicuramente la ragazza, cioè la ragazza, ancora c'è. Attenzione! Stavo troppo, incredibile, incredibile. E via il colpo, e via il colpo, stavolta però l'iptossa è di Sally Hammett. E viene però presa in consegna, attenzione! Attenzione, no! Di una schizza! Da nulla al volo! E non ci credo! Ma non ne basta una, M.Agostine è una forte, Sally lo sa, ne vuole fare un'altra. Un'altra giura schizza, un'altra giura schizza. Ma che fa ancora? Ma non ci credo. La sta ridicolizzando. Una terza giura schizza, incredibile. Tre giura schizza. Ed ora potrà andarla a schienare. È tutto così semplice. Uno, due, incredibile. M.Agostine non ci credo. Cioè da subire tre. Ed era pronta con la gamba slam. La gira, la gira. Vince il bombo. Non ci credo. Sally Hammett deve darsi la fuga. Incredibile. Non ci credo, ragazzi. Dove va Sally? Ma dai. Ma dai. E infatti qui M.Agostine prova a prendere il match. Sta finendo fuori. Non ci credo. Siamo a tre. Attenta Mary, perché Sally è furba. Sally è furba, ma M.Agostine la allontana e la fa sbattere. Niente da fare, niente da fare. No, attenzione, no, tiro buster. No, ragazzi, cioè vince così Sally. Siamo a 7, siamo a 7. C'è una schizza. 8, incredibile, incredibile. Mamma mia ragazzi, siamo a 8 adesso. Vediamo se Sally, se M.Agostine ha la forza. Siamo a 9, incredibile. Dai Mary, rialzati, ce la fa adesso. Non ci credo. Ma dai, ma che vittoria. Ma non tutti fanno, tutti contro Sally. Non ci credo. Il match finisce per conteggio fuori. Ma qua dopo tre Judas Kiss era già piena, alla fine Diva Buster e poi Judas Kiss il quarto del match. E M.Agostine è rimasta giù parecchio, Qua eravamo a 8, a 9 scusate. E a 10 si rialza M.Agostine. Il match non era titolato, comunque sia, se Hammett va a vincere, seppur per il conteggio fuori, M.Agostine è ancora lì fuori, incredula, dolorante per quello che è appena occorso sul ring a Civilization. Però penso che M.Agostine possa avere un rematch, ancora non ti
ancora contro Sally Hammett, che deve stare attenta, eh.